Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere, stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 65, 15 agosto 1904. Questa mattina mi sentivo tutta oppressa ed una malinconia che tutta mi riempiva l'anima. Pare che il benedetto Gesù non tanto mi ha fatto stentare, nel vedermi così oppressa mi ha detto: figlia mia, che hai con questa malinconia? Non sai tu che la malinconia è all'anima come l'inverno alle piante? Che le spoglie di foglie impedisce loro di produrre fiori e frutti, tanto che se non venisse l'allegrezza della primavera e del caldo, le povere piante resterebbero inabilitate e finirebbero col seccare. Così è la malinconia all'anima, la spoglia dalla freschezza divina, che è come pioggia che fa tutto rinverdire le virtù. La inabilita a fare il bene, se lo fa, lo fa stentatamente, quasi per necessità, ma non per virtù. Impedisce di crescere nella grazia. E se non si scuote con una santa allegrezza, che è una pioggia primaverile, che dà in brevissimo tempo lo sviluppo alle piante, finirà col seccare nel bene. Ora, mentre ciò diceva, dentro un lampo ho visto tutta la Chiesa, le guerre che devono subire i religiosi e che devono ricevere dagli altri, guerre tra le società, pareva un parapiglia generale. Pareva pure che il Santo Padre doveva servirsi di pochissime persone religiose, tanto per ridurre al buon ordine lo stato della Chiesa, i sacerdoti ed altri, quanto per la società in questo stato di sconvolgimenti.
Ora, mentre ciò vedevo, il benedetto Gesù mi ha detto: credi tu che il trionfo della Chiesa è lontano? Ed io: certo, chi deve rimettere l'ordine a tante cose scompigliate? E lui: anzi, ti dico che è vicino, è un cozzamento che deve succedere, ma forte, e perciò lo permetterò tutto insieme tra religiosi e secolari per abbreviare tempo. E in questo cozzamento tutto di scompiglio forte succederà il cozzamento buono e ordinato. Però in tale stato di mortificazione che gli uomini si vedranno perduti, darò loro tanta grazia e lume da conoscere il male e di abbracciare la verità, facendoti soffrire anche per questo scopo. Se con tutto ciò non mi daranno retta, allora ti porterò in cielo. E le cose succederanno ancora più gravi ed andranno un po' più per le lunghe, per il desiderato trionfo. Capitolo 67, 2 settembre 1904. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo tutto oppressa, con l'aggiunta del timore che tutto fosse opera diabolica. Il mio povero stato, sentendomi consumare anima e corpo. Onde, quando Gesù appena è venuto, mi ha detto: figlia mia, perché tanto ti conturbi? Non sai tu che se si unissero insieme tutte le potenze diaboliche, non possono entrare dentro un cuore e prenderne dominio, a meno che l'anima stessa di propria volontà non desse loro l'entrata? Solo il Dio contiene il potere di entrare nei cuori e dominarli a seconda che gli piace. E Dio: Signore, perché mi sento consumare l'anima e il corpo quando mi privi di te? Non è questo il soffio diabolico che è penetrato nell'anima mia e così mi tormenta? Ed egli: anzi, ti dico che è il soffio dello Spirito Santo, che soffiandoti continuamente ti tiene sempre accesa e ti consuma per amore suo. Dopo ciò mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo il Santo Padre, assistito da Nostro Signore, che stava scrivendo un nuovo modo come dovevano comportarsi i sacerdoti, che cosa devono fare e quello che non devono fare, dove non devono andare, e metteva pena a chi non si arrendeva alla sua ubbidienza. Bene, ci fermiamo qui perché abbiamo una meditazione oggi a doppio binario. Ce n'è una, diciamo così, che aiuta la vita, come sempre, personale. E sono i passaggi sulla malinconia e sulla possibilità di ingresso del diavolo nell'anima, che sono cose da tenere molto ben presenti. E l'altra, abbiamo spunti di meditazione sulla Chiesa, sulla realtà della Chiesa, che certamente non può e non deve lasciare indifferenti noi battezzati, meno che mai poi quando si vive nella divina volontà, o si cerca di vivere nella divina volontà, sapendo che la Chiesa è una delle opere più solari, più belle della divina volontà. La Chiesa è, in quanto tale, nella sua realtà profonda, teologica, misterica, che sappiamo trascende ampiamente i membri che storicamente nel corso del tempo ne fanno parte, è qualcosa di assolutamente divino. E però, come vedremo, coinvolge in parte anche i membri che purtroppo non la rappresentano adeguatamente, non ne esprimono adeguatamente la sua intrinseca santità, eccetera. Cominciamo dalla malinconia. Qui è bene citare un detto di San Filippo Neri, che amava ripetere: scrupoli e malinconia lontano da casa mia. Allora, queste due malattie profonde dell'anima sono pericolose perché sono spesso apparentemente confondibili con qualche virtù. Lo scrupoloso può pensare di essere
un'anima, come dire, devota e attenta alla propria crescita spirituale, quindi che va a controllare bene tutto quello che succede, perché deve correggere i difetti e deve confessarli bene e deve quindi crescere. Ecco. Così come la malinconia, sappiamo che San Paolo dice che c'è una tristezza secondo il mondo che produce la morte, ma c'è anche una tristezza secondo Dio che produce la vita. Gesù anche nel Vangelo dice: beati coloro che piangono perché saranno consolati, no? Quindi chi comincia ad essere un po' malinconico, un po' triste, d'accordo, può scambiare questa tristezza malinconica con qualche cosa di buono. Dice: no, ma io sono così perché del mondo non me ne importa più niente, insomma, tante altre questioni, no? Addirittura anche quando si arriva depressi uno può pensare che sta vivendo una cosa buona perché non mi importa più di niente, di nessuno, e penso soltanto a Gesù, no? Quindi, o cose di questo genere. In realtà bisogna ricordare alcune cose, no? Che i santi stanno sempre allegri, amava dire San Giovanni Bosco, e la tristezza secondo Dio certamente esiste, ma è una tristezza bella e soave, ed è paradossalmente, anche se sembra un paradosso, una tristezza gioiosa, d'accordo? Perché quella, la tristezza deriva dal pentimento, per esempio, reale per i propri peccati commessi, deriva dalla constatazione, insomma, per esempio, dei mali dell'umana volontà che si diffondono nella Chiesa e nel mondo, no? Il compatire le sofferenze di Gesù e di Maria, no? Ma queste sono manifestazioni di tristezza santa che non hanno nulla a che fare con la malinconia. La malinconia è, dice Gesù, inverno che spoglia l'anima di foglie e di frutti, spoglia di freschezza divina e inabilita a fare il bene, no? Ecco, la malinconia tende a causare ripiegamenti verso se stessi, no? La malinconia può essere nostalgia, per esempio, di un passato che non c'è più, d'accordo? O anche espressione di non accettazione di un presente che non piace e che si vorrebbe differente, ma questo è proprio, tra l'altro, la negazione della vita nella divina volontà. Ecco, perché la vita nella divina volontà ci proietta nel presente, ce lo fa vivere bene, così come Dio ce lo manda, non come noi lo vorremmo avere, ecco, e ci riconcilia con il passato. Si affidano al Signore le cose che non hanno funzionato, che sono state cattive, lo si ringrazia per le cose buone. Se le cose buone appartengono al passato, le consegniamo al passato e ci apriamo alle altre che il Signore ci manderà nel tempo presente. Quindi i santi stanno sempre allegri e non sono mai scrupolosi. Questo ha anche a che fare con quello che poi Luisa chiede più avanti, no? Nella seconda meditazione dice: senti un po', ma io non passo tanto tempo a stare a pensare a tutti i peccati, insomma, tutte le cose brutte e robe del genere, no? Cioè, io non faccio così. E Gesù gli dice: mi devo preoccupare? Gli dice: no, che non ti devi preoccupare. E lo vedremo, insomma, in una meditazione successiva, no? E non ti devi preoccupare perché nella divina volontà non si sta crogiolandosi sempre a pensare al male che uno commette. Certamente l'esame di coscienza lo facciamo certamente anche in modo nuovo, andando a verificare bene le intenzioni con cui facciamo le cose, le motivazioni profonde, quanto tempo siamo stati capaci di stare fusi con la divina volontà, uniti con Gesù, uniti con Maria, senza aprire la porta dell'anima a malsani pensieri, a malsane passioni. Quindi c'è sempre molto da lavorare e il sacramento della confessione va sempre ben celebrato, anche se ovviamente in forma differente, come del resto faceva anche Luisa. Però, ecco, quando come si cominciano a vedere anime che stanno sempre a raschiare, oppure a
spolverare cose antiche del passato, questo non è una cosa buona, questo fa male all'anima. Ecco, e va bandito, va evitato. Sono tutti, pur apparentemente ammantati di religiosità, atti di volontà umana. Ecco, poi c'è un altro principio che dire fondamentale è dire poco. Gesù, peraltro, chiosa un'affermazione chiarissima di San Tommaso d'Aquino. Allora, solo Dio ha il potere di entrare nei cuori, di vedere nei cuori, dominarli, e se Dio volesse, potrebbe, d'accordo, fare con noi quello che vuole, compreso muovere la nostra volontà e indirizzarla verso dove Egli vuole. D'accordo? Non lo fa perché non vuole, non perché non può. Molto diverso è l'operato del demonio, perché solo Dio ha questo potere sulle creature. San Tommaso d'Aquino spiegava nella Somma Teologia che il demonio non può muovere la volontà, può solo tentarla, ma tentarla vuol dire che è proporgli un oggetto, d'accordo, un desiderio, un bene, un qualche cosa, in modo tale che poi la volontà spetta a lei dire sì, mi interessa l'oggetto e faccio questa cosa o consento questo desiderio, eccetera. Non può fare nient'altro il demonio, non ci può fare nient'altro. Neanche se si riunissero insieme tutte le potenze diaboliche non possono entrare dentro un cuore e prenderne un dominio. Non possono. Quindi capite che il problema reale, il problema dei diavoli, che esistono purtroppo, sì, i diavoli esistono e danno fastidio, disturbano, ma non potrebbero farci nulla se la nostra volontà fosse ad essi chiusa ermeticamente, non ci potrebbero fare nulla. Quindi, quando uno sta male, tante questioni, io l'ho raccontato anche recentemente durante una veglia, non bisogna stare a cominciare a scervellarsi e dire chi lo sa cosa mi hanno fatto, d'accordo? Ma avranno fatto qualche cosa di male. Ma comincia a pensare a quello che di male hai fatto tu, cioè, perché se tu non vivi in grazia di Dio, non preghi, non osservi i comandamenti, ma il diavolo con te ci fa quello che gli pare, d'accordo? Sei un portone spalancato. Quindi questo dobbiamo ricordarlo, questo qui. Ecco. E ricordarlo bene. Quindi quando succede qualche cosa di brutto, non a caso la Chiesa ci fa dire mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Non a caso. Perché è sempre un problema di nostra propria volontà. A meno che l'anima non dà loro l'ingresso, le potenze diaboliche non possono entrare dentro il cuore e prendere dominio. Attenzione però, se gli dà l'ingresso, certo che entrano dentro il cuore, certo, e cominciano a devastare. Ecco. Quindi, questo bisogna tenerlo ben chiaro. E questo basti per quanto riguarda gli spunti di preghiera personale, no? Quindi che noi, cioè, la vita nella divina volontà è una vita di responsabilizzazione, tra le altre cose, della libertà personale. Noi non possiamo utilizzare il diavolo come scaricamento di responsabilità nostre. Non si può fare. D'accordo? Perché è chiaro che il diavolo si porta all'inferno le anime, insomma, le anime che vivono lontane da Dio, ma le anime vivono lontano da Dio per volontà propria. Capite? Ecco. Bene, adesso passiamo al discorso sulla Chiesa. Allora, qui si parla di alcune cose. Sconvolgimenti vari e il Santo Padre che deve servirsi di pochissime persone religiose per ridurre al buon ordine lo stato della Chiesa, i sacerdoti ed altri.
a quale periodo storico si riferisce. Questo non lo possiamo, almeno io non sono in grado di comprendere con certezza. Ai tempi in cui, il tempo di questo scritto, il 1904, il Papa era San Pio X, certamente la Chiesa stava sotto, come dire, un momento difficile. San Pio X ha dovuto combattere contro il cosiddetto modernismo e contro varie, insomma, spinte centrifughe, ribelli, insomma, che provocavano. Lui è riuscito momentaneamente a tappare un pochettino, prendendo un pochino le cose di polso, le falle che si erano create, falle che poi però purtroppo non ci serve da essere esperti di storia della Chiesa, si sono poi mano a mano diversamente aperti, no? E qui Gesù dice: bene, allora la cosa importante è che quando ci saranno momenti difficili, Gesù garantisce che gli uomini, chiaramente le donne di buona volontà, avranno tanta grazia e lume da conoscere il male e abbracciare la verità. Ci sono molti che si lamentano di tante situazioni, d'accordo? Difficili, di stati di confusione, di purtroppo molte cose sono anche pubbliche e sono molto molto incresciose, molto molto dolorose. Io ho sempre pensato una cosa, e questo scritto, diciamo così, diciamo che mi dà consolazione, che qualunque cosa possa succedere, qualunque cosa brutta, non è possibile, non è pensabile, non è accettabile e non è vero che il Signore non conceda la grazia sufficiente a chi vuole vivere in grazia, non conceda di conoscere comunque la verità, anche se uno avesse incontrato qualche testimone non adeguato, che non l'ha aiutato nel suo cammino verso la verità, eccetera. Sono sicurissimo di questo. D'accordo? Sicurissimo. Anche perché, per quanto la Chiesa possa trovarsi in momenti difficili, e non sono stati molti i periodi storici in cui non si è trovata in queste condizioni, ella rimane comunque la custode della verità e la custode della pienezza dei mezzi di grazia e di santificazione, perché nella Chiesa ci sono i sacramenti, tutti, e anche i sacramentali, tutti, e queste sono fontane sempre aperte, sempre scorrenti la purissima acqua della grazia a disposizione di chi le desidera. Quindi non possiamo e non dobbiamo mai avere atteggiamenti catastrofisti, disfattisti, sfascisti, d'accordo? O pensare che la Chiesa sia o possa essere in qualche modo smantellata. Questo non è possibile, questo qui. Non è possibile. Non è possibile. E dobbiamo tenerlo ben presente. Un'altra considerazione da tenere ben presente, io desidero che sia abbastanza chiara, specialmente a coloro che vivono nella Divina Volontà, perché questa deve essere chiara, è che la Chiesa di Cristo è uno degli atti più importanti fatti dalla Divina Volontà e non semplicemente da Gesù nella sua missione storica dove la Chiesa era fondata, d'accordo? Perché chi conosce la Chiesa, io sono, insomma, sono specializzato sulla Chiesa, quindi sa che la Chiesa affonda le sue radici nell'eternità. Cioè la Chiesa è stata da sempre pensata come il luogo in cui si sarebbe vissuto l'unione tra l'umano e il divino, che nel Verbo incarnato, primo pensiero tra l'altro della Santissima Trinità, trova la massima attuazione possibile, e in Maria Santissima il modello perfettissimo. D'accordo? È chiaro che nella sua manifestazione storica la Chiesa risente del fatto che in essa ci sono membri che non corrispondono adeguatamente alla santità, che si pensano di essere più grandi del Padre Eterno e che quindi possono adulterare e cambiare la verità, ma questo non intacca mai, non può intaccare mai, non intacca e non può intaccare mai la santità intrinseca della Chiesa, che è proprio espressa in queste caratteristiche, quindi la custodia della verità e la messa a disposizione della pienezza dei mezzi di grazia e santità, che si trovano solo nella Chiesa Cattolica. D'accordo?
Io tra l'altro raccomando, come è stato sempre raccomandato da tutti i maestri di spirito, di avere nei confronti della, anche nei confronti delle situazioni di sofferenza che la Chiesa sta vivendo, un comportamento da figli di Dio. Amare la Chiesa, difendere la Chiesa, non difendere l'indifendibile, perché non si tratta di negare la verità, d'accordo? Se alcune cose sono accertate e dimostrate, d'accordo, non si tratta di negare l'evidenza, che sarebbe tra l'altro un crimine di complicità con quello che viene avvenuto, ma si tratta di dire, cioè, va bene, queste cose sono successe, ma guarda anche altro che c'è, che si vive e che succede anche adesso nella Chiesa, non c'è solo questo. Questo è il tradimento della sua essenza santa, ma ci sono molte altre cose che invece ne sono la luminosa espressione. Noi non possiamo metterci a fare il gioco degli sfascisti, d'accordo? Quindi, amare la Chiesa, difendere la Chiesa, vivere nella Chiesa, e soffrire nella Chiesa, e gioire per la Chiesa, ecco. Restare fedeli alla Chiesa, sempre, dovunque e comunque. Io ritengo che queste cose siano l'ABC, cioè come si fa a dire che si vive nella divina volontà se questo non si vive? Come si può pensare che Dio possa volere, per esempio, che io attacchi pubblicamente la Chiesa? Come si fa a pensare a una cosa di questo genere? Un conto è soffrire, fare penitenza, digiuno e pregare, facendosi carico anche di comportamenti assolutamente inadeguati, per usare un eufemismo, di alcuni figli della Chiesa. Ma non è il nostro compito metterci il carico da 90, lasciamo che ci pensi già la Divina Giustizia a fare quello che deve fare. Fide. Uno. Due, c'è quest'altra cosa. Il Santo Padre che stava scrivendo un nuovo modo come dovevano comportarsi i sacerdoti. Cosa devono fare e quello che non devono fare e dove non devono andare. Incredibile leggere queste cose, cioè, adesso, no? Io non vorrei, perché insomma la memoria potrebbe fare dei brutti scherzi, ma a me non mi sembra di avere memoria dell'esistenza, insomma, di documenti di questo tipo ad oggi. Non mi sembra, sì, vabbè, per esempio Paolo VI ha scritto una bellissima enciclica raccomandabile, insomma, la lettera, la sacerdotale celibato, su celibato sacerdotale, che è veramente uno spettacolo unico al mondo, no? Ci sono stati vari documenti, varie istruzioni, insomma, sulla santificazione del sacerdote, vademecum per i confessori, insomma, ma non mi sembra, uso sempre il non mi sembra perché, insomma, non... potrei avere dei bug, insomma, delle lacune, che questa cosa sia stata ancora scritta, no? In questi termini. Ed è assai auspicabile, insomma, che fosse scritta. Notiamo, ecco, come dire, il ruolo che mantiene sempre, cioè, qui lui si scrive il Santo Padre, il Santo Padre, il Santo Padre, noi non sappiamo quale Santo Padre, d'accordo? Ma non saperlo non fa niente, perché il Santo Padre, chiunque sia, è, come dire, aiutato e fortemente aiutato dalla grazia dello Spirito Santo per adempiere degnamente il suo mandato. Per cui io, insomma, sono certo, insomma, ecco, che nessun figlio della Divina Volontà deve avere nei confronti dei vari santi padri che si susseguono nel corso della storia della Chiesa quei comportamenti un po' umani, d'accordo, di questo è meglio, questo è peggio, questo è più simpatico, questo è più antipatico, questo è più santo, questo è meno santo, eccetera eccetera, no? Perché bisogna sempre guardare l'ufficio del Sommo Pontefice, ricordando che nel corso della storia della Chiesa anche successore di Pietro, apparentemente, perché poi bisogna vedere, un conto sono le cose reali, un conto la storiografia, i ricami che ci sono stati fatti sopra, quindi
Io penso che bisogna essere sempre molto prudenti e prendere tutto quanto con le molle, no? Le cose almeno che vengono dalle valutazioni degli uomini. Comunque, in ogni caso, d'accordo, la Chiesa ha sempre continuato a fondarsi sulla roccia del successore di Pietro e non è mai stato permesso e non sarà mai permesso dallo Spirito Santo che il successore di Pietro, insomma, camminasse fuori della divina volontà. Questo non può essere questo qui, perché se questo fosse una cosa, insomma, che dovesse succedere, sarebbe veramente il finimondo. Ma la Chiesa l'ha fondata Gesù sulla roccia di Pietro, dicendo: tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia Chiesa, le porte degli inferi non potranno contro di essa prevalere. Attenzione, questo vale per Pietro e per tutti quanti i suoi successori. Ecco, quindi abbiamo citato San Giovanni Bosco con la santità che consiste nell'essere sempre allegri. Chiudiamo citando anche San Giovanni Bosco nella sua famosissima frase, non sua, insomma, lui l'amava non esclusivamente sua, ma lui l'amava ripetere spesso, che noi cattolici abbiamo la devozione alle tre cose bianche, che guai chi ce le tocca. La prima è l'Eucaristia, la seconda è la Madonna e la terza è il Papa. E quindi viva l'Eucaristia, viva la Madonna e viva il Papa. Se questo vale per ogni cattolico, figuriamoci, ecco, per chi aspira alla santità della santità, che è la vita nella divina volontà, che sa benissimo che l'Eucaristia è l'atto per antonomasia della divina volontà, la Madonna è la creatura perfetta realizzata dalla divina volontà e il Papa è un atto esplicito della divina volontà presente in Gesù, ecco, che quando si muove la divina volontà, tutto il resto si deve necessariamente piegare e fermare. Io spero che queste cose siano chiare nel nostro cuore. Evidentemente poi, come diceva ieri San Giacomo durante la messa, dalla fede seguono le opere. Si riversino nel nostro modo di vivere nella Chiesa, nel nostro modo di parlare, di operare, eccetera. E così possa aiutarci davvero il Signore e la sua Santissima Madre. O Santa Vergine Maria, noi ti ringraziamo di questa splendida meditazione, ricordiamo sempre la tua gioia espressa nel Magnificat che mette in fuga ogni scrupolo e malinconia, ricordiamo sempre che Satana è ampiamente sotto i tuoi piedi perché tu le porte aperte non gliele hai mai concesse. E quindi sei la guida, ecco, sicura per questo nostro impegno e cammino. Ecco, tu che sei poi la madre della Chiesa e anche colei che porta nel cuore più di ogni altra cosa la Chiesa dove ci sono i figli e i discepoli del tuo Gesù che partecipano con pienezza alla vita della grazia, essendo battezzati, ecco, insegnaci un profondo amore alla Chiesa autentico e fa che sia sempre viva in noi, ecco, una forte devozione a te, all'Eucaristia e al Santo Padre, ecco, che rappresenta la quintessenza della vita di un buon cattolico e ancora di più di chi vive nel divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.